Luciano Di Lorito, sindaco di Spoltore. In questa tornata elettorale lei non è candidato, ha svolto due mandati. Possiamo fare un bilancio di questa attività svolta appunto in questi due mandati? Ma io la distinguerei in due parti. La gestione ordinaria del proprio mandato, che fa seguito appunto dal programma elettorale, quella del 2012 e del 2017, e poi ci sono le funzioni straordinarie, perché il sindaco è anche gestire lo straordinario, spesso senza mezzi, risorse umane, risorse economiche, senza a volte il supporto degli enti sovracomunali, e quindi si trova da solo a fronteggiare dinamiche molto più grandi di lui e molto più grandi dell'ente che sovrintende. Per quanto riguarda l'ordinario, abbiamo dato delle belle risposte che riguardano sia le scuole, dove tra la messa in sicurezza delle scuole già, diciamo, realizzate, e quelle che sono in via di realizzazione attraverso gli appalti, il conseguimento di finanziamenti, nel giro di 4-5 anni abbiamo chiuso il cerchio, cioè tutte le scuole di Spoltore saranno riammodernate, soprattutto sotto l'aspetto della sicurezza. Poi abbiamo lavorato tanto sulla tassazione, oggi Spoltore è un esempio virtuale per quanto riguarda la Tari, in quanto da una parte abbiamo una Tari molto bassa rispetto agli altri comuni, allo stesso tempo abbiamo portato la differenziata sopra il 70%. Questo è un virtuosismo che ci lusinga. Dall'altra parte abbiamo anche la tassazione per le imprese, che è la più bassa delle città medio grandi d'Abruzzo, e consegno un bilancio dell'ente, un bilancio veramente in ottimo stato. Chi verrà dopo di me sicuramente non potrà dire che ha trovato un bilancio disastrato. Per questo lascio una città, diciamo, in buone condizioni. Senta, lei ha vissuto da primo cittadino il Covid, quindi tutta l'emergenza che ha riguardato Spoltore e i suoi cittadini. Questo è stato, quando le dicevo prima, sicuramente sono di quegli aspetti straordinari. Poi in questo caso una pandemia che non è non Spoltore, ma il mondo intero, comunque negli ultimi 50 anni, il mondo, diciamo, evoluto, moderno, democratico, occidentale, ma anche la restante parte, non ha mai vissuto, e quindi non eravamo impreparati, non riuscivamo a capire le dimensioni di questo fenomeno, e quindi poi stavamo noi sul campo a far sì che le persone rispettassero le regole, le rigide regole, incomprensibili fino al giorno prima. Che eravamo in campo a svolgere funzioni sanitarie, a fare i vaccini, a fare i tamponi, quindi a organizzare tutta quella che erano funzioni sanitarie, fino allora per i comuni sconosciuti. Ecco, devo dire che nonostante la tanta fatica, io credo che a Spoltore, ma immagino anche in altri comuni, si è svolto un ruolo essenziale, un ruolo determinante. Senta, invece un momento bello che lei si ricorda, un momento che è stato per lei più emozionante, che è stato in qualche modo, ha identificato questo suo mandato elettorale? Ma io tutti quei momenti che hanno fatto sì che il produttore per la prima volta vivesse un'esperienza. Immagino la prima volta che a Spoltore c'è stato un presidente del Consiglio dei Ministri, Renzi nel 2016, la prima volta che in 110 anni a Spoltore ha transitato per due volte, in due anni diversi, il Giro d'Italia, cioè tutte quelle prime volte che Spoltore non ha mai vissuto, e sono tanti gli esempi, e posso dire che questo mi lusinga, cioè l'essere stato il primo a far conseguire, io come sindaco, ma tutta la mia squadra, tutti coloro i quali hanno contribuito a far di Spoltore per la prima volta. Ecco, ci sono state tante prime volte che hanno avuto rilevanze nazionali a Spoltore in questi 10 anni. Lei ha parlato di opere pubbliche importanti, ce n'è una che più le sta a cuore? Guardi, che io ne ho parlato con tanti presidenti di regione, cioè noi a Spoltore abbiamo un'opera pubblica realizzata
a fine anni 60 che non ha mai iniziato a svolgere la funzione per la quale era realizzata, il Mammut, che era stato pensato come un mercato coperto, ortofrutticolo di questo genere qui, non c'è mai stato. Bene, oggi dopo oltre 50 anni, noi proprio a fine anno ci hanno comunicato che abbiamo il nostro progetto di riqualificazione di quell'area è stata approvata e quindi il Mammut sarà demolito, ci sarà un parco giardino. E per una parte ci sarà una scuola dell'infanzia dall'altra parte e verranno preservati i parcheggi, sarà riqualificata un'area avendo appunto demolito una bruttura che è un incubo per tanti. Io sono nato e ho 51 anni tra un mese che quell'edificio c'era perché io sono nato e vissuto in quella zona e oggi posso dire che con questa mia amministrazione, questa mia esperienza, quell'opera sarà demolita e questa è una certezza. Senta, per concludere, i cittadini la incontrano per strada normalmente, come è sempre stato. Cosa le chiedono? Ma i cittadini sono e chiedono e fanno bene a fare questo, a chiedere sempre di più. Io dico sempre che si poteva, come in ogni cosa, fare di più e c'è ancora tanto da fare a spoltore. Però di certo i cittadini mi hanno visto in campo in questi 10 anni senza mai risparmiarmi, dando tutto me stesso, ovviamente con i limiti che ognuno di noi ha, però ce l'ho messa tutta. Spoltore ha segnato dei bei risultati in positivi e sono certo che anche con l'eredità che questa amministrazione lascia al futuro sindaco che ci sarà, alla futura amministrazione comunale, sicuramente possono partire già in corsa e non fermi come sono stato io per 2 o 3 anni nel 2012, perché l'esperienza dalla quale proveniva l'amministrazione, la mia prima amministrazione, era quella precedente, drammatica. Oggi c'è un ottimo comune di Spoltore che si presenta alla Grande Pescara alla pari dignità con gli altri due comuni.